Abbiamo però un'altra
seguiamo un po' le vicende riguardo l'ambiente, anche se non siamo impegnatissimi personalmente, però seguiamo con attenzione o comunque diamo voce alle vicende legate all'ambiente per quanto riguarda il discorso Sarno, di scarica e tutto il resto appresso. Portiamo avanti dei corsi veramente a basso costo, per esempio abbiamo fatto un corso di lingua inglese quest'anno che è durato, sta ancora in corso, una lezione a settimana per 5 mesi, tipo 30 euro, ma non 30 euro al mese, ma 30 euro tutti e 5 mesi. Perché riteniamo che è importante cercare di formarsi anche in maniera alternativa e soprattutto a low cost, visto che non stare lì un po' per tutti. Vabbè, quindi voi vi inserite perfettamente in questo discorso parallelo, noi anche siamo in fase low cost. Noi anche internamente siamo in fase di formazione, io ritengo che noi dobbiamo ancora crescere tanto come gruppo. Perché uno dei punti deboli è il fatto di essere tanto eterogenei, avere tante eterogenei, quindi competenze diverse, background diverse, preparazioni diverse. Fortunatamente questo punto debole per noi è stato un grosso punto di forza. Se non fossimo stati così, se non fossimo stati tanto eterogenei, in questo posto non ci troveremmo mai, perché abbiamo avuto bisogno appunto dell'idraulico, del muratore, dell'architetto, del manovale, del tecnico dei suoni, eccetera eccetera. Quindi, benvenuti, ci mancava questa finestra. No, finestra non si può dire perché la finestra non si può dire. È una parola bannata. Ci mancava di aprire questa breccia. Ci hanno tolto pure finestra. Continuo, io fra poco vengo a seguire qualcosa di nuovo. Grazie. Più o meno a modo suo, cioè le sue particolarità, eccetera, eccetera.
Quindi chi scrive i programmi non scrive i programmi per i singoli pezzi possibili, modelli possibili di hardware, ma li scrive per una macchina che non esiste, una macchina fittizia, una macchina virtuale, dice, è un'astrazione, un computer finto che viene realizzato dal sistema operativo. Quindi quel computer finto avrà delle funzionalità, per esempio ha una tastiera, ok? Riceve dei dati da una tastiera e li mostra su un video. Ok, questo non gli interessa sapere tutti quanti i dettagli, c'è il sistema operativo che si spiccia tutto. Quindi, come potete immaginare, il sistema operativo è una cosa molto importante in un computer, perché è quella che tiene sotto controllo tutto, dall'hardware al software. Quindi come partono le applicazioni, quante applicazioni sono in esecuzione, quanto tempo dedicare a una, quanto spazio dedicare a un'altra e così via. Questo sono tutti quanti i compiti del sistema operativo. Come vedete è un compito di servizio. Di solito voi non usate direttamente il sistema operativo, almeno non ve ne rendete conto quando le cose vanno bene. Però con qualche sistema proprietario, quando vedete uno schermo blu si blocca e cose così, allora la sapete che la colpa è del sistema operativo. E in generale del software vedremo che ci sono diverse categorie di software. E quella di cui vi parlerò in particolare è il software libero. Non è tanto una distinzione tecnica quanto una distinzione legale, e la vedremo molto in breve. Comunque, qua c'è, grazie a Flaviano, un confronto tra diversi sistemi operativi. Chi ha utilizzato un Mac ha utilizzato OS X. OS X, questa è una cosa interessante, è un sistema operativo di tipo Unix. Unix è una famiglia dei sistemi operativi molto vecchia, degli anni 70. È stato progettato con dei criteri solidi, seri, professionali, tanto tempo fa. E ha avuto tanto successo come idea progettuale che ce ne sono state un sacco di varianti sviluppate da enti diversi e così via. E giusto per informazione, Linux è un sistema operativo di tipo Unix. E anche OS X è un sistema operativo di tipo Unix. Perché poi, dopo aver fatto tutto quanto un giro enorme, i sistemi operativi sono ritornati un po' all'inizio. Quello è il problema, è che i sistemi operativi per computer, quando i computer erano 286, 386, se hai visto quei catafalchi vecchi a casa, in qualche ufficio, non avevano la potenza elaborativa e le risorse di dischi e memoria tali da poter mantenere in funzione un sistema operativo di tipo Unix, dove richiedere quel tipo di sistema operativo, che girava sui computeroni quelli là che c'erano nelle università o nelle banche, o così via. Cioè quegli armadi di computer, i mainframe, i mini computer e così via. Quindi lì era riservato nella ricerca oppure nei grossi enti, enti governativi, e lì c'erano sistemi soltanto Unix. Poi hanno fatto quelle cose tipo DOS per le macchinine da desktop, e quindi era una versione di DOS in particolare, aveva molte cose in comune con l'aspetto di Unix, la visione esterna, la riga di comando. Qualcuno di voi forse l'ha visto o l'ha usato, il prompt del DOS di chi ha fatto qualche vecchio corso o ha lavorato su quelle vecchie macchine. E quello lì era una scopiazzatura terra-terra, diciamo, cerchiamo di fare qualcosa che più o meno ci assomiglia, delle idee simili su una macchina molto meno potente. A livello di struttura di sistema operativo non c'entra proprio niente, era proprio una cosa diversa, però insomma l'idea era di voler fare qualcosa di simile. Poi le macchine sono diventate molto più potenti finché si sono potute permettere di utilizzare uno Unix, e adesso praticamente con OS X hanno terminato il ciclo, sono tornati gli Unix anche su desktop e così via. E vediamo un confronto tra diversi sistemi operativi, i requisiti consigliati o minimi, questi minimi, questi sono i requisiti minimi da targa proprio ufficiali. E quindi insomma, se date una scorsa alle dimensioni soltanto, non so, degli hard disk, la RAM, secondo me sì, la potenza del processore, e, insomma. C'è una cosa differente. Questo diciamo con prestazioni equivalenti, cioè avete un sistema operativo fluido e soprattutto bello da vedere, con anche esteticamente gradito, e notate i prezzi, cioè al lato destro
penso che è affrontabile, insomma, è affordable. Quindi siamo nella zona nostra del basso costo, se vogliamo. La cosa interessante è che non è che state usando una sottomarca di qualcosa, no, no, state usando proprio lo stato dell'arte, praticamente il meglio che c'è disponibile come caratteristiche tecniche. E questa è la cosa interessante. Diciamo, ah, perché non ce l'hanno tutti? Non costa niente, è ottimo, perché non è diffuso? Perché non è diffuso, cioè... non è sicuramente un motivo tecnico, ma è un motivo di conoscenze, perché non ci sono l'equivalente di colossi corporation che vendono e che fanno soldi dalla licenza del sistema operativo, quindi non c'è una pubblicità e una potenza di penetrazione sul mercato paragonabile a quella. Perché qua non è l'obiettivo primario non è vendere il sistema operativo. E questo è uno dei problemi. L'altro è che ci sono delle situazioni di dominanza di mercato, nel senso che purtroppo, visto che bisogna comunicare con altre persone che utilizzano del software proprietario, a volte si è costretti a dover utilizzare del software proprietario, per lavoro soprattutto questo succede spesso, e questo non è tanto un problema dei sistemi operativi. È un problema dei formati di interscambio dei file. Se io devo comunicare, facciamo un esempio, devo dare un file Word, ho bisogno per forza di un software che possa leggere quel formato di file. Non mi importa che sia un software potente, bello, che è migliore, no, sono costretto a usare quello là che è capace di leggere quel file. E questo perché? Perché è un formato proprietario. Cioè è un formato le cui specifiche tecniche, i dettagli non sono liberamente disponibili. Quindi io non posso sapere cosa c'è scritto in un file Word, mi devo comprare per forza la licenza di un software che possa leggere il file Word. E questo è assurdo, come potete immaginare. È ancora più assurdo quando le pubbliche amministrazioni utilizzano questi formati. Infatti c'è una legge che dice che non possono farlo, però... quanto sia applicata, questo lo lascio immaginare. Comunque, ci sono tanti vantaggi per utilizzare del software libero. E una cosa interessante è che dal punto di vista pratico non ci sono virus su Linux. Quindi scordatevi l'antivirus, quel coso da aggiornare continuamente, di solito non funziona mai. No, non ce n'è bisogno, niente virus, basta. Mettete pennine, togliete pennine. Perché poi non è possibile attaccare Linux? Non è che è impossibile attaccare Linux, ci sono un paio di motivazioni. Innanzitutto, come è fatto il sistema operativo è diverso. Abbiamo detto il design, cioè la progettazione è un po' più solida. C'è il controllo dei permessi che è fatto come un sistema operativo serio. Tu sei un semplice utente, non puoi andare a rompere la parte di sistema operativo. I virus, per poter andare a rompere la parte di sistema operativo, devono prima raggiungere i privilegi di superutente. Questo non è una cosa banale. Due, il modo come si usa. Quando voi usate Windows e programmi, a volte prendete programmi da fonti non sicure. Perché? Perché per tanti vari motivi. E quando fate questo vi esponete a dei grossi rischi, perché le fonti non sono affidabili, non sapete chi ci ha messo mano. Invece col software libero, visto che sono liberamente disponibili, là stanno là ufficialmente disponibili per voi. Quindi voi vi potete approvvigionare di applicazioni direttamente dal produttore. Tu non vuoi mandare a fanculo se sono fatti male. Se c'è qualcosa da fare, ma non solo. C'è una cosa fondamentale, che è una caratteristica del software libero, che avete a disposizione i sorgenti. Voi o chiunque volete voi. Che significa avete a disposizione i sorgenti? Un'applicazione, quando la usate, un'applicazione dal punto di vista un pochettino più fisico, è un file eseguibile. Un file eseguibile è un file con una... che contiene delle istruzioni per il sistema operativo, vi ricordate? È quello là che gestisce Mamma Santissima, che tiene tutto sotto controllo. Delle istruzioni che contiene delle richieste di funzioni al sistema operativo per chiedergli di fare delle cose. Bene, questo è il motivo per cui un programma per Windows non può funzionare su Mac, no? E
quello per Mac non può funzionare su Linux direttamente, in realtà funziona un po' di tutto su Linux. E c'è uno strato di emulazione Windows che permette di utilizzare anche programmi con un certo successo, perché sono purtroppo proprietari, quindi non si sa come funziona, devono capire come funziona, figurati che bella cosa. Comunque, un eseguibile contiene delle istruzioni per il sistema operativo. La forma è in linguaggio macchina, si dice, cioè se provate ad aprirlo con un editor di testo per vedere dentro quel file eseguibile che ci sta, è illeggibile, perché quello che viene mostrato sono dei codici che sono comprensibili direttamente dal sistema operativo. Bene, non è pensato per essere leggibile da essere umano. Però questo software è stato creato spesso da un essere umano che lo ha scritto in un linguaggio di programmazione. Un linguaggio di programmazione è un modo per dire cosa deve fare un programma, quindi se volete è come una ricetta, oppure è come un copione, ok, deve succedere questo, poi deve succedere questo e così via. Poi quando succede questo fai questo, scrivi questo, quando cliccano qua tu fai quest'altro. Questa è proprio una lista di istruzioni, di ordini. Bene. Ci sono vari linguaggi di programmazione, quindi è possibile scriverli in vari modi. Una cosa interessante è che una volta scritto questo programma deve essere trasformato in una forma comprensibile al sistema operativo. Quindi da forma umanamente comprensibile a forma comprensibile al sistema operativo. Una volta che è trasformato in quel modo non si può tornare indietro. Non è più leggibile da un uomo, quindi non si sa più che cosa fa. Bisognerebbe avere le istruzioni che erano state utilizzate all'inizio per sapere che cosa si intendeva fare, e poi preferibilmente bisognerebbe avere anche il programma che trasforma le istruzioni leggibili dall'uomo nel linguaggio macchina, si chiama compilatore, è un programma che fa proprio questo, trasforma un programma in linguaggio di programmazione, diciamo, di alto livello, cioè leggibile dall'essere umano, in qualcosa che è leggibile dal sistema operativo. La cosa importante è che è in una sola direzione. Andare indietro si chiama reverse engineering, è una cosa molto complicata, tecnicamente molto difficile e economicamente impossibile. Cioè, pure per capire, un programmino di media complessità ci vuole molto tempo ed è difficile, e manco si riesce a capire tutto bene. E soprattutto, se lo voglio modificare, è praticamente impossibile. Praticamente, teoricamente possibile, ma dal punto di vista pratico e economico non si può fare. Quindi, riassumendo, voi per sapere che cosa fa un programma, un'applicazione, dovete avere il codice sorgente, dovete avere la ricetta con cui è stato costruito, per sapere soltanto che cosa fa, non che cosa più o meno dice di fare, cosa fa veramente. Questo è un problema, perché il software che utilizziamo di solito, le applicazioni che utilizziamo di solito, non ce la danno questa possibilità di sapere che cosa fanno veramente. Ci vengono date e noi soltanto eseguendo accettiamo esplicitamente un contratto che ci viene detto nella licenza d'uso, che all'inizio bisogna dire ok, sono d'accordo, ok, e se andate a leggere sta scritto che voi, allora innanzitutto non è detto che quel programma fa veramente le cose per cui è venduto, questo è già stupendo, viene dato, ma non è detto che non lo compra a fare. Tra l'altro non è che sto comprando il programma, io ho pagato la licenza d'uso, il permesso di utilizzare il programma. Comunque, tra le varie cose, in quella licenza sta scritto che non posso tentare di fare reverse engineering, cioè per legge io non posso cercare di capire come funziona il programma, non posso modificarlo, pure se è rotto e non funziona lo voglio aggiustare, non ho il diritto di farlo, ma pure se avessi il diritto di farlo, se non ho la ricetta, non posso sapere nemmeno che fa, figuriamoci aggiustarlo, ok? E su un'altra cosa, non posso copiarlo, non posso darlo ad un altro. Ma il software è una cosa particolare, il software è delle istruzioni, il software è equiparato ad un'opera dell'ingegno, una poesia, se volete, ok? Per legge il software non lo posso copiare, non lo posso dare ad un altro. Allora, tutte queste limitazioni, tra l'altro a volte ci sono anche ulteriori limitazioni, non lo possono usare più di tot utenti contemporaneamente, si può usare soltanto su un server, così, insomma, tutte quante limitazioni fittizie di uso che chi ha i diritti di sfruttamento del programma può, per legge, darvi,
e voi di fatto siete costretti ad accettare, perché sennò non lo usate il programma. Va bene? Questo qua è quello che chiamiamo software proprietario. Proprietario riguarda la licenza d'uso, ok? È una licenza che vi mette tutte queste limitazioni, va bene? C'è l'esatto opposto, che è il software libero. Il software libero è un software che è accompagnato da una licenza d'uso che vi permette di usarlo per quello che volete voi, senza limitazioni su per fare questo, per usi commerciali. C'era una volta il freeware o lo shareware, che lo shareware lo provate, però lo potete usare solo per uso personale, oppure solo per tot tempo, poi non avete più il diritto di usarlo e così via. Oppure soltanto per uso personale, non per uso commerciale o per uso lavorativo. Quindi se ci lavorate dovete per forza comprare la licenza per stare in regola. Quello non è software libero. Software libero vi dà delle libertà fondamentali, e la licenza più diffusa che copre si chiama GNU General Public License, GPL, come testa. E vi dà delle libertà invece di darvi dei diritti. Voi ricevete, insieme al software, dei diritti, invece dei limiti, delle restrizioni. E la cosa più importante è il diritto di usarlo dove volete per fare quello che volete. Vediamo il software, voi ci fate quello che vi pare. Per lavoro, per gioco, quello che vi pare, senza limitazioni. Quanti? 2, 3, 25, quanti ne vuoi? E potete copiarlo. Potete copiarlo e darlo a chiunque, è un vostro diritto. Io ho scelto il software, comando io su che cosa si può fare su questo software, però lo potete copiare, va bene? Potete modificarlo, non vi piace come è fatto, ve lo aggiustate come vi piace a voi. C'è qualcosa che non funziona, se volete ve la potete pure aggiustare. Avete il diritto di distribuire le versioni modificate da voi. Quindi lo avete fatto meglio, lo volete dare in giro la versione migliore, lo potete fare, avete questo diritto. Allora, però un dettaglio, se fate questo, però poi non lo puoi far diventare software proprietario. Innanzitutto non puoi dire che l'hai fatto tutto quanto tu. Puoi dire che hai preso la versione che ti ho dato io e ci hai fatto le modifiche che ci hai fatto tu. E questo mi sembra una cosa, il minimo. E dopodiché non puoi prenderlo, modificarlo e poi dire che è software proprietario e quindi mettere delle restrizioni in più a quelle là che negano i diritti che ho voluto dare io sul mio software. Quindi quando lo modifichi, lo dai agli altri, non puoi impedire loro di godere dei diritti che io ti ho esplicitamente dato. Questa è una cosa molto particolare. Cioè, prego. Ma io posso fare solo, dico... Se devi danno, sì. Perché è Android. Android è una situazione particolare. Android è una situazione particolare. Utilizza il kernel Linux e ci sono anche parti di software che non sono propriamente libero. E il mondo Google è particolare. Comunque, vediamo un po', c'è una differenza. Allora, i soldi per cosa? Cioè, ti possono dare. Ho capito, ma per quale motivo vengono dati i soldi? Per la licenza d'uso? No. Per il software, sì, per un software libero, esatto. Allora, per un software libero qual è il modello di business? Cioè, com'è che ci fanno soldi le aziende che hanno il software libero come core business? Cosa fanno? Vendono consulenze su quel software, vendono la possibilità di modificarlo secondo le esigenze del cliente, e questo tipo di servizi. La documentazione, certo, corsi e così via. Quindi tutti quanti servizi associati al software. Ok? Ma non c'è un costo di licenza. Cioè, per il solo fatto di doverlo usare, di poterlo usare, non c'è bisogno di pagarlo. Vi vado velocemente. Adesso, questo tizio è quello che ha fondato l'associazione, è un movimento che ha portato all'invenzione del software libero, o se volete alla riscoperta, perché il software una volta negli ambienti universitari in cui veniva sviluppato veniva condiviso come si fa normalmente nella ricerca scientifica. Io faccio una cosa, acquisto nuove conoscenze, io le diffondo quelle conoscenze, non è che mi faccio pagare
direttamente per qui. Questa è una questione di brevetti un po' più delicata. Non solo di brevetti. Beh, in ambito scientifico però basta che arrivo a pubblicare. Una volta che ho pubblicato sto contento. Comunque è insito nella conoscenza scientifica l'idea di condivisione delle informazioni. Era così anche per il software. Allora, vi ricapitolo le libertà fondamentali del software libero. La prima è quella di eseguire il programma dove mi pare, come mi pare, eccetera. Anche capire come funziona. Perché io innanzitutto ho il diritto di sapere i miei dati, le mie macchine, per cosa vengono utilizzate, cioè che cosa succede veramente. E poi anche per imparare come si programma, come si fanno le cose. Non dover reinventare la ruota ogni volta. Cioè uno l'ha fatta bene, devo farlo un pochettino diverso, gli faccio la minima modifica, non ricomincio da zero a ricostruire tutto. La possibilità di copiarlo e la possibilità di distribuire i miglioramenti, come vi avevo detto. Va bene, software libero è una categoria molto ampia, ci sono tante diverse licenze. Per sapere se una licenza, un permesso d'uso, è compatibile con le libertà del software libero, visto che è legalese, è comodo andare a vedere, c'è la Free Software Foundation, FSF, che si occupa in particolare di questo, della diffusione, ma anche del controllo delle licenze di software libero, e vi possono dire, c'è una lista, questa licenza chiamata così è compatibile con il software libero perché vi dà queste libertà, eccetera, eccetera. E ci sono delle differenze, ci sono delle conseguenze tecniche per questa questione legale delle libertà che vengono date. Vi dicevo, una cosa importante, per poter godere di tutte quelle libertà c'è bisogno, come ho detto, della ricetta, del codice sorgente. Quindi il fatto che con il software libero vi diano anche il sorgente dell'applicazione, questa è una conseguenza, è una necessità tecnica per permettervi di godere di quelle libertà che dicevamo prima. Senza il sorgente, il listato, il programma, non potete sapere come funziona, quindi non lo potete studiare, non lo potete adattare alle vostre macchine se ne avete bisogno, quindi non avete la libertà di eseguirlo dove vi pare, ma siete costretti. Per esempio il mondo Apple è chiuso, è doppiamente chiuso, perché non solo il software è proprietario, ma gira anche su hardware proprietario. Quindi voi dovete comprare pure il dispositivo che è stato approvato dalla Apple. E costa tutto. È facile così. Cioè, li controllo tutti quanti. Fanno funzionare su qualsiasi dispositivo che i coreani fanno ogni però giorno. È garantito l'utilizzo, però. Come? È garantito l'utilizzo. Cioè, tu tutte le volte utilizzi il Mac. Cioè, sicuro che funziona. Ma io non ci metterei tutte e due le mani sul fuoco. Almeno una me la terrei. Però quanto ti costa? È il 90% delle Unix. È il 90% che dici tu, è quello che viene da Unix. No, quello è base. È quello che hanno messo dopo, il 10% ci hanno messo dopo. Beh, c'è tutta l'interfaccia grafica. E vedete il problema del malfunzionamento su altri sistemi operativi, anche proprietari. Ma quando, se mai avete sentito che okay, no, Linux mi piace bello, però non mi funziona questa macchina, non mi funziona quell'altro dispositivo, il problema qual è? Il problema è che il funzionamento dei dispositivi, dell'hardware, non è reso pubblico dai produttori. Ti danno il cosiddetto driver, che è quel pezzo di programma che serve al sistema operativo per poter far funzionare proprio quella macchina. Senza il driver non si può utilizzare la macchina. Che succede? Con Linux la gente, i programmatori, li hanno dovuti inventare loro i driver per far funzionare le macchinette, cioè hanno dovuto pigliare i driver ufficiali e cercare con quel processo che ho detto di reverse engineering, molto complicato e costoso in tempo e di conoscenze, di capire in realtà come andavano a funzionare, quindi l'hanno riscritto loro, uno che fa più o meno tutto quello che sono riusciti a capire del driver originale. Capite dov'è il problema? Il problema non è nel software libero, il problema è che ci sono delle parti dell'informatica che sono ancora chiuse, che non ci consentono di utilizzarle, perché il segreto industriale non vogliono far sapere come funzionano le cose. Ci sono dei workaround, dei modi per aggirare questo fatto, sono stati utilizzati tutti per far funzionare Linux. E quindi, bene o male, adesso
c'è pure un altro problema, che Linux è molto meno diffuso di Linux e di Windows e di Mac. Quindi un produttore ha relativamente poco interesse a supportare Linux. Sono i produttori di hardware che non supportano Linux, non Linux che non supporta i produttori di hardware. Non si può fare il contrario. E quindi, insomma, finché non c'è una grossa diffusione, l'adozione di nuovi dispositivi succede che dovete aspettare qualche mese. Quando esce un dispositivo nuovo sul mercato, se non è molto simile a qualcuno, a qualche modello precedente, quindi cosa possono fare? Pigliano la roba che già hanno fatto e la devono soltanto adattare un po', ma se c'è qualcosa di completamente nuovo, ci vuole tempo, bisogna dare tempo ai programmatori di cercare di capire come funziona questo nuovo aggeggio, se lo devono comprare e ci devono mettere a pazzia sopra gratis di solito per far funzionare queste cose. E quindi vedete sui forum, mettete il nome del vostro dispositivo e dite ah no, a me non funziona, funziona ma a tre quarti, la stampa solo in bianco e nero e così via, e poi dopo un mese esce, adesso stava pure rosso e poi dopo un po' era un po' stampa, il caffè e poi, perché poi non si ferma questa cosa, la gente inizia a farci le cose assurde con i dispositivi e quindi tra l'altro tra qualche, insomma, ci sono, abbiamo anche seminari sull'elettronica libera in cui mettete mano anche sui circuiti, quindi vabbè è la fine. Se qua su internet vi lascio immaginare che cosa potete trovare, non c'è limite, veramente il limite della fantasia e un po' il tempo. Va bene, non mi voglio tediare oltre. Comunque il fatto di rendere disponibile il codice sorgente, questo codice sorgente è pubblico, è consultabile da chiunque. Che significa? Pensate dal punto di vista della sicurezza. Ci posso fare io un programma che ruba la password del giacimento? E no, perché a un certo punto io mi leggo il programma e dico la password che mette l'utente, salvami in questo file a um, tutto illeggibile, che poi me lo vedo io, so io come leggerlo. E lo vedo, sta scritto, non si può. Questo è il fatto. Oppure ci sono degli errori di programmazione. Gli errori di programmazione prima o poi qualcuno li trova e li aggiusta. Quindi anche dal punto di vista tecnico inizia a diventare migliore del software proprietario, perché è più facile aggiustarlo. Non solo, potendolo distribuire a tutti quanti gli utenti gratis, quanti beta tester abbiamo? Il mondo, chiunque lo installa automaticamente un beta tester. Quindi il beta tester è chi deve verificare che il software funziona bene, di solito su qualche combinazione particolare, di altre applicazioni particolari. Oh, a me non funziona, come a te non funziona? Eh no, ma che tieni? Tengo il modello tot, questo modello tot non l'abbiamo mai visto. Mandaci cioè il report di che cosa è che cade, mandate quello che si studiano quello che è successo sulla vostra particolare configurazione, che può essere, a differenza di Mac in cui tutti quanti tengono gli stessi software, gli stessi hardware, così nel mondo Linux è l'anarchia totale, chiunque può avere tutto. Pure di sistemi operativi si parla di Linux, ma ci saranno tantissime versioni di Linux, noi vedremo. Ok, questa qua è la storia di alcune delle distribuzioni più vecchie di Linux, che sono anni, qua dovrebbero starci tutti, primi anni del 2000, giusto? Quanto stiamo? Non so, 93, bene, 93, proprio le primissime, la Debian, la Slackware è stata la prima distribuzione. La distribuzione che cos'è? Il sistema operativo è composto da tanti pezzi, tantissimi, tante piccole funzionalità, ognuna specializzata. Col software libero ognuno si può fare la versione sua di ciascuno dei pezzi e poi bisogna metterli insieme, ognuno li può mettere insieme come gli piace, quindi si sceglie la versione di questo che fa questo, quest'altro non gli interessa perché non lo usa, quest'altro così, gli piace tutti quanti assieme, fa un software, organizza un repository, cioè un dei server su internet in cui dice ok, questo qua l'ho organizzato, non so, per fare video editing, quindi ci sono tutti quanti i programmi di video editing, cioè c'ha la bella gestione delle schede video perché mi servono belle potenti e così via, ho organizzato tutto quanto, sta qua, gli aggiornamenti, voi potete collegare qua e vi viene aggiornato automaticamente, e questa è una distribuzione. Ok, c'è un confezionamento di tutto quanto un sistema basato su Linux con una scelta di software libero e così via. Ce ne stanno miriadi, le fondamentali erano un 200 circa. Se vedete su DistroWatch, un sito, c'è la lista delle più diffuse, e le più diffuse, le 200-300 più diffuse. Quindi se qualsiasi interesse professionale, hobbistico avete,
è molto probabile che trovate una distribuzione, cioè anche la Christian Distribution, la versione cristiana, quella araba. Quella satanica. Sto scherzando, è vero, ci sta, ma non lo fanno serio, non è per prendere in giro, ci sta la Bibbia, ci sta... i gustibus, ognuno c'ha la sua, ci sta pure quella satanica, cioè è tutti i gusti, la libertà è la libertà, quindi potete scegliere di sé. E comunque ci stanno, allora osservate, vedete che cosa succede, ogni tanto quelli là che fanno la distribuzione si appiccicano. Dice no, ci dobbiamo mettere questo, no, non ce la voglio mettere, no, ma a me serve, no, a me non mi serve, a voi anche lì, ciao, e si dividono. Queste qua, vedete quante ce ne sono? Sono tutte quante derivate. Questo fatto di dividersi si chiama fork, suddivisione, e nel software libero è una cosa molto comune. Cioè, fin tanto che il gruppo di sviluppatori si trova su quello che bisogna fare, come bisogna fare, ok, tutti amici, tutte le regole. No, dopo di che non siamo amici come prima, se ci vediamo ci prendiamo un caffè, però io mi faccio la mia versione come dico io, perché posso farlo, non devo chiedere permesso a nessuno. E questa è la cosa stupenda, non devo chiedere permesso a nessuno. Basta che poi rispetto le regole del gioco, cioè di renderla disponibile, che poi quando arriva un altro dice no, buono, non mi faccio pure io dalla tua versione, me ne faccio io un'altra versione e così via. E questo è il risultato. Il risultato è no, ma Linux è complicato, standard, ma quale versione devo mettere? Ci stanno modi per sapere, va bene? Vabbè, non vi dico nient'altro sul sito. Questo è il tizio che ha fatto il kernel di Linux, è il pezzo fondamentale del sistema operativo, è soltanto un tassello, però è il cuore. Poi tutto quanto intorno ci stanno i driver, ci stanno le utilità di sistema, il file system, è un mondo enorme. Va bene, la società, l'ho detto, è il free software. L'open source è qualcosa di simile al software libero, ci sono delle differenze filosofiche, se volete. Diciamo, a occhio, open source è più o meno anche free software. Free software, software libero, no shareware, software libero è anche open source, nel senso, open source è una cosa più, se vogliamo, industriale di sfruttamento, però sono queste soffinezze. Andate su FSF e vedete se sono compatibili. Le licenze, solo quello che dovete dire. Vabbè, non vi dico nient'altro. Giudo. Okay, ci stanno un sacco di ottimi motivi per usare il software libero e io sto campando felicemente, cioè come dicono i vegetariani, no? Ma si può vivere senza mangiare carne, io da tanto tempo. Io non sono vegetariano, però sono software libero, si può fare, se la gente riesce a non mangiare carne, la gente riesce pure a campare soltanto con software libero. E la ridici. Allora, questa è la chiusura perfetta. Bellissimo. Va bene, grazie per l'attenzione ragazzi. Dopo, magari nel pomeriggio, stiamo qua, la mattina è più... Allora, sì. Va bene?